galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti a questa nuova rubrica Amarcord. Vogliamo tentare di spiegarvi come mai tanti veterani hanno questa passione smodata per una cosa che molti di voi non conoscono, non hanno la possibilità o avuto ancora la possibilità di vivere con tanti altri noi in passato. In particolare stiamo parlando di Warhammer Fantasy, quindi del vecchio mondo, quello che è tanto caro al nostro paesiello. In questo caso vorremmo condividere con voi le storie, i brani, eccetera, eccetera, che hanno appassionato generazioni di hobbisti prima di voi. In particolare, giovani barbe, che non siete altro, e anche queste diciture che solo pochi di voi al momento capiranno, perché chi si è avvicinato oggi al mondo di Warhammer, che sia il 40.000 o comunque Age of Sigmar, qualcosa magari di questo può esserselo perso. Ogni tanto magari anche nel web, leggendo, che ne so, i commenti in giro, eccetera, eccetera, ci sono, no, ma prima era meglio, era tutto più bello, una volta qui era tutta campagna, guarda Karazakarak, come erano tutti bellini e netti una volta. In questo senso andremo a esplorare proprio queste cose per permettere a voi di capire cos'era ancora prima di End of Times Warhammer Fantasy, quando ancora Age of Sigmar non esisteva. Perché potrebbe interessarvi? Beh, perché tutto quello che oggi è Age of Sigmar nasce da lì e in molti aspetti ne è ancora collegato. Per prima cosa ho pescato un tomo, un volume, un libro a caso e vorrei leggervi come è nato il mondo di Warhammer, il mondo che non c'è più. Gli antichi, tutto nasce dagli antichi. All'alba dei tempi, molte migliaia di anni prima del presente, l'antica e avanzata razza nota, unicamente come gli antichi, partì dal suo lontano mondo e attraversò le stelle, stabilendosi sul mondo di Warhammer. Gli antichi crearono un cancello siderale che permettesse loro di penetrare in un reame alternativo e attraversare le vaste profondità dello spazio. Stiamo parlando di Warhammer Fantasy, eh? Vi ricordo che non stiamo parlando di Warhammer 40.000. Nessuno è in grado di affermare con sicurezza perché questi esseri divini scelsero di agire in questo modo e quale fosse il loro scopo ultimo. Forse desideravano creare un mondo che fosse in grado di sostenersi da solo, senza il loro aiuto, o forse intravidero il disastro che stava per cogliere la loro civiltà, e le razze del mondo di Warhammer vennero create per impedire che ciò avvenisse. Non lo sapremo mai, tutto ciò che sappiamo è che i loro grandi piani non vennero mai messi in atto. All'inizio gli antichi utilizzarono i propri poteri per avvicinare il mondo al sole, riscaldando il clima per renderlo più adatto alle proprie esigenze. Dopodiché diedero nuova forma ai continenti, in base ai propri gusti. In quel momento il mondo di Warhammer, cioè prima degli antichi, era già popolato da molti animali e da creature dotate di scarso o addirittura nullo intelletto. Assieme a questi animali vivevano però anche i draghi. Questi ultimi, intelligenti e abili, ebbero contatti con gli antichi, apprendendo molta della loro sapienza magica. Molti draghi evitarono gli antichi e si nascosero in luoghi oscuri, al di sotto dei mari e dei monti, poiché il mondo, un tempo freddo, essendo stato dagli antichi avvicinato al sole, era divenuto troppo caldo per loro, obbligandoli a dormire per interi secoli. Le prime razze. Gli antichi iniziarono a introdurre nuove razze nel mondo. I primi, gli Slan,
erano molto abili nell'utilizzare le energie imbrigliate dagli antichi e furono affidati loro molti dei compiti necessari ad erigere le città del loro popolo. In questo momento a qualcuno starà scendendo la lacrimuccia. A correggere il flusso degli oceani, quindi pensate che poteri, quindi erigevano città con i loro poteri, cambiavano il flusso degli oceani e ricavavano dalle montagne, dalla nuda roccia. Poi gli antichi introdussero gli uomini, lucertola, quelli che oggi molti di voi conoscono come Seraphon, affinché aiutassero gli Slan nella loro opera. Guerrieri simili a rettili proteggevano le proprie terre, mentre enormi bestie da soma caracollavano attraverso le giungle primordiali e i manovali edificavano le possenti città, tutti coordinati da un'armata di scribi, artigiani e altri funzionari. Successivamente giunsero gli elfi, dotati di una naturale affinità alle energie manipolate dagli antichi, quelle che gli uomini chiamano magia. L'isola di Ultuan venne strappata dal fondo dell'oceano affinché potesse essere abitata dagli elfi. E lì essi studiarono la magia sotto l'ala protettrice degli antichi e degli Slan. Quando gli elfi appresero come attingere all'energia magica, divenne lampante che non erano tanto resistenti ai suoi effetti quanto gli antichi avevano sperato e che pertanto erano suscettibili alla corruzione. Dannati recchi appunto. Tenendo ciò bene a mente, gli antichi crearono la razza dei nani. Quindi potremmo dire a questo punto che i nani sono la versione evoluta e migliorata degli elfi. Il loro scopo, quello dei nani, era quello di bilanciare gli elfi, poiché erano tozzi, affidabili e, soprattutto, resistenti a tutte le energie magiche. Furono insegnate loro le abilità dell'artigianato e divennero molto capaci in tale arte. Sfortunatamente, anche essi erano suscettibili a un tipo particolare di corruzione e le qualità che si presumeva dovessero essere delle virtù potenzialmente potevano, in rari casi, diventare testardaggine, avarizia e isolazionismo. Arrivano poi le razze giovani. A un certo punto giunsero gli orchi. Molto probabilmente le loro insidiose spore vennero involontariamente introdotte nel mondo dai vascelli spaziali degli antichi, anche se è possibile che abbiano viaggiato per il vuoto dello spazio, giungendo sul mondo con i propri mezzi. A prescindere da tutto ciò, i Pelleverde dilagarono nelle zone selvagge appartate fino a divenire una costante spina nel fianco delle altre razze. Il genere umano fu la razza successiva a fare la sua comparsa. Gli uomini non disponevano delle abilità fisiche dei nani e degli elfi. Pertanto, la loro creazione da parte degli antichi pare strana. Forse gli uomini non erano completi, poiché quando il disastro colpì erano ancora dei primitivi che vivevano nelle caverne, dotati di un linguaggio e di una società rudimentali. Infine, poco prima della loro caduta, gli antichi crearono i mezzuomini e gli ogri, due ultimi tentativi disperati di creare una razza resistente alla magia. I mezzuomini erano fisicamente e mentalmente resistenti alla magia, ma erano involuti, deformi e, in tutta onestà, piuttosto volgari. Il fisico grande e resistente degli ogri era compromesso dal loro atteggiamento ottuso, grezzo e belligerante. Ovviamente, a un certo punto, tra tutte queste razze, una in particolare spiccò. E quindi parliamo dell'ascesa dei nani. Mentre gli elfi vivevano in relativa soddisfazione sull'isola di Ultuan, apprendendo dagli antichi, i nani si diressero a nord, lungo i monti sui quali erano stati creati. Gli antenati dei nani scavarono
nelle profondità delle rocce ed estrassero i minerali e i metalli del mondo, poiché avevano sempre amato più i luoghi sotterranei che i cieli aperti. Le loro abilità artigianali crebbero e con il loro impero, fino a che le loro armi e i loro strumenti non ebbero pari, se non tra gli artifici creati dagli antichi in persona. Pensavate agli elfi, eh? I nani colonizzarono le montagne dei confini del mondo. Scusate, lo ripeto. Le montagne dei confini del mondo. Dove enormi città sotterranee erano collegate da vie scavate nella roccia, illuminate da lanterne magiche e decorate con argento e oro. Mentre gli elfi perfezionavano la propria magia, i nani sfruttavano la conoscenza degli antichi per creare il proprio sapere runico. Essi crearono armi di grande potenza, forgiarono armature indistruttibili e idearono ogni genere di talismano che venisse loro in mente. Il loro amore per la ricchezza crebbe, ma all'epoca i nani erano soddisfatti dei propri scavi e dei lavori dei propri artigiani, totalmente ignari delle lotte future. Gratici amici, ma soprattutto gratiche amiche, per questa puntata finisce qui. Fateci sapere se avete gradito, se vi interessa che proseguiamo ad approfondire questo tema, visto che il successivo parla dell'avvento del caos e quindi della caduta degli antichi e quindi poi della nascita del mondo di Warhammer, il vecchio mondo per gli amici, per come lo abbiamo conosciuto per tanti anni. Dalla Guida Galattica e dalla Amarcor per ora è tutto, giovani barbe, ma anche voi barbe bianche e barbe lunghe, aspetto di sentirvi, quindi se vi è piaciuto il video, ma anche se non vi è piaciuto, mettetelo lo stesso like, non vi costa nulla, è gratis, piuttosto che iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina se desiderate essere avvisati dell'uscita di un nuovo video, e per il resto, arrivederci a presto, ciao! Studiarono la magia sotto l'ala protettiva.